Bettino Craxi è stato senza dubbio uno dei principali protagonisti della politica italiana durante gli anni Ottanta. Venne eletto alla segreteria del Partito Socialista nel 1976, succedendo ad Antonio De Martino, e uscì dalla scena politica soltanto nel 1993, sotto l'inchiesta della magistratura in quella che poi è stata ribattezzata Tangentopoli. Il primo governo Craxi si costituì in seguito alle elezioni del 1983, che videro un brusco calo di consensi della Democrazia Cristiana, una leggera flessione del Partito Comunista e una crescita del Partito Socialista. I cali elettorali della DC e del PCI, nonché l'avanzata dei socialisti, crearono quindi le condizioni per un evento senza precedenti nella storia dell'Italia repubblicana, ovvero l'ascesa di un socialista alla guida di un governo. Ovviamente la DC, data la sua forza parlamentare, teneva sempre in mano le chiavi del governo, oltre a trarre garanzie dalla conflittualità tra il PSI e il PCI di Berlinguer. Craxi aveva infatti dato ampie garanzie, presentando il suo partito come il soggetto che, superato il vecchio classismo socialista, era ormai pronto a guidare l'Italia, interpretando gli interessi sia dei lavoratori, sia degli strati medi emergenti e della borghesia. Nel giugno 1983, l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, gli conferì l'incarico e Craxi diede vita ad un pentapartito, ovvero ad un governo che si reggeva grazie all'appoggio di cinque partiti: la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Socialdemocratico, il Partito Repubblicano e il Partito Liberale. Questa formula ebbe peraltro vita lunga, ovvero fino al 1987, un periodo ben più ampio della vita media dei governi in Italia. Salito al governo, Craxi si rese ben presto conto delle riforme che necessitava il paese, in particolare la necessità di superare la scarsa capacità decisionale dei governi. Pertanto, Craxi poneva l'accento sulla necessità di una riforma costituzionale al fine di modernizzare lo Stato italiano, sebbene gli anni del suo governo sarebbero trascorsi senza che tale programma arrivasse a risultati concreti, a causa della mancanza di un accordo tra i partiti. Prese quindi coscienza di avere dietro di sé una maggioranza parlamentare non disposta a seguirlo e soprattutto una forte opposizione da parte del Partito Comunista, che considerava Craxi e il PSI coinvolti nella corruzione politica e nella pratica delle tangenti, alle quali poi si aggiungevano le divergenze ideologiche tra i due partiti. Ciò nonostante, Craxi si sforzò sempre di apparire come un capo di governo disposto sempre ad accogliere situazioni di difficile responsabilità, tanto che questo atteggiamento coniò il termine di decisionismo craxiano. Questo decisionismo ebbe il suo apice soprattutto in politica estera, quando nel 1983 Craxi si oppose all'invasione statunitense di Grenada e successivamente giocò un ruolo di grande autonomia politica nell'ottobre 1985 in relazione al dirottamento dell'Achille Lauro. In tale occasione, infatti, si venne a creare un palese contrasto tra il governo italiano, che aveva impedito la consegna agli americani dei palestinesi che avevano dirottato la nave, e il governo statunitense, fornendo quindi una prova di insolita fermezza nei confronti degli Stati Uniti. Nel 1967 Craxi espresse solidarietà nei confronti dell'OLP di Yasser Arafat e quindi alla causa palestinese e alla sua lotta armata per la liberazione dei territori occupati da Israele nella guerra del 1967. Mostrò ulteriore apertura nei confronti del mondo arabo nel 1986, condannando nuovamente gli Stati Uniti per il bombardamento su Tripoli e Bengasi. Riguardo la politica estera italiana, infatti, Craxi ebbe sempre a rimproverare una timidezza quasi servile del paese verso i suoi più grandi alleati, ed in particolare degli Stati Uniti. Era cosciente del fatto che l'Italia non potesse ambire ad un ruolo mondiale, ma che fosse certamente all'altezza per svolgere un ruolo da potenza interregionale. In politica interna, invece, degna di nota fu la firma nel 1984 di un nuovo concordato con la Chiesa Cattolica, che sostituì quello stabilito dal Vaticano e lo Stato fascista nel 1929. Con il concordato, l'Italia cessava di avere un volto confessionale, in quanto la religione cattolica non veniva più riconosciuta come religione di Stato, anche se continuava ad essere quella privilegiata rispetto alle altre confessioni. Ad esempio, l'insegnamento della religione cattolica continuava ad essere l'unica ammessa nelle scuole, diventando però facoltativa. Sempre nel 1984 il governo presentò un decreto che mirava principalmente a liberalizzare le emittenze televisive, ponendo quindi fine al monopolio della RAI e che consentì all'imprenditore Silvio Berlusconi, che era molto vicino a Craxi, di utilizzare su scala nazionale le reti Fininvest di sua proprietà.
Il provvedimento fu infatti ribattezzato, non a caso, decreto Berlusconi, e a riguardo vi furono aspre opposizioni e preoccupazioni riguardo il fatto che le televisioni private potessero diventare mezzo di propaganda politica personale o di favorire un qualsivoglia candidato. Il governo cadde poi nel 1986, ma ottenne un reincarico che permise la formazione del governo Craxi II. La crisi del secondo governo Craxi si ebbe invece nel marzo 1987, dopo un'accesa polemica tra il PSI e la DC circa le implicazioni del cosiddetto patto della staffetta, secondo il quale, in base a un impegno assunto dal leader socialista all'atto del suo reincarico, avrebbe ceduto la guida del governo a un democristiano prima dello scadere della legislatura. Emerse nettamente la crescente insoddisfazione della DC verso il PSI e quando Craxi fece capire di non essere disposto a cedere, esplose il conflitto con il segretario della DC, Ciriaco De Mita, che si concluse con la caduta del governo. Va rilevato che i governi Craxi lasciavano ai successori un forte aumento del debito pubblico, salito soprattutto tra il 1982 e il 1988, ma soprattutto una politica connotata da una corruzione dilagante, della quale ovviamente Craxi non ne fu l'unico artefice, ma ne condivide le responsabilità. Il sistema politico di quegli anni era infatti interamente occupato dai partiti, che spartivano tutte le cariche, accaparrando tutte le poltrone, indifferenti della qualità dei dirigenti prescelti e interessati solo alla fedeltà delle appartenenze politiche. L'intero sistema economico, infatti, sia pubblico che privato, era fondamentalmente sottoposto all'obbligo di finanziare i partiti. Un'azienda vinceva un appalto per un'opera pubblica a patto che versasse poi sotto banco all'uno o all'altro partito politico una percentuale della somma incassata dallo Stato. Questo sistema di finanziamento illegale dei partiti e anche di arricchimento privato degli uomini politici è stato portato alla luce poi anni dopo dalla magistratura. E anche se non furono i soli responsabili, Craxi e Andreotti furono comunque due personaggi emblematici dei rapporti fra criminalità e politica ed entrambi finirono sotto processo. Craxi condannato per corruzione e Andreotti, accusato di associazionismo di stampo mafioso, ne uscì alla fine indenne in quanto il reato andò in prescrizione. Ovviamente entrambi rispecchiavano nient'altro che il modo di governare di un'intera classe politica. I due furono tuttavia portatori anche di una politica che non fosse condizionata da alcuna ideologia e che rappresentava un punto di rottura rispetto alla vecchia politica dettata dalle ideologie e dalle dinamiche della guerra fredda. Craxi infatti prendeva nettamente le distanze dal marxismo, spiegando che per Marx lo Stato non era altro che l'apparato della classe dominante ed espressione politica del capitalismo. Craxi riteneva questa visione antiquata rispetto allo Stato moderno, che nel tempo si era evoluto ed era diventato non più solo espressione della classe borghese, ma anche dei lavoratori, che grazie alla democrazia erano riusciti a raggiungere diritti che un tempo erano riservati solo a pochi. Craxi obiettava anche sul piano sociale che non esistevano neppure più classi contrapposte, ma le stratificazioni sociali erano diventate ormai numerose in base al reddito. Pertanto, Craxi cercò di ridimensionare il marxismo rivalutando invece altri socialismi, ed in particolare il cosiddetto socialismo liberale, ovvero secondo questo filone di pensiero, che Craxi riprende da Carlo Rosselli, il socialismo non è nemico del liberalismo e che libertà significava anche e soprattutto libertà economica. Il socialismo liberale di Craxi si differenziava pertanto dal socialismo democratico in quanto non si occupava solo di come distribuire la ricchezza, ma di come promuovere le condizioni che aiutano l'economia produttiva a svilupparsi, promuovendo quindi un sistema produttivo pubblico, privato e misto.